No, alla discarica di Riceci. Si sono incontrati davanti al palazzo della provincia di Pesaro, cittadini e associazioni del territorio, per esprimere la loro contrarietà alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali su un terreno di circa 40 ettari all'interno del comune di Petriano, vicino a Urbino. La battaglia va avanti dal maggio scorso e ora le associazioni hanno incontrato il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. È una cosa veramente assurda deturpare un paesaggio così meraviglioso. Raffaello dipingeva guardando quelle zone. Noi siamo qui appunto in questo limbo sperando che qualcosa si muova, perché a questo punto siamo anche abbastanza infreddoliti e arrabbiati perché chiaramente non c'è trasparenza. Il presidente della provincia all'incontro ha ribadito il suo no a questa iniziativa. Vuole rimanere comunque garantista per evitare che la decisione possa essere impugnata dall'azienda. La discarica gestirebbe 5 milioni di metri cubi di rifiuti. Ci sarà a breve una conferenza dei servizi dove potranno partecipare le associazioni del territorio e portare le loro posizioni. Nel frattempo rimane quella che i cittadini definiscono un'attesa snervante. Non possiamo più permetterci di estrarre materie prime e lasciare rifiuti nel territorio quando potrebbe essere riciclati in misura molto molto maggiore. Con tutte le tecnologie che ci sono, con tutte le scoperte che ci sono, che si vantano, è possibile che non devono trovare il sistema, che ancora non l'abbiano trovato, un modo per riuscire a sistemare questi rifiuti, anche i rifiuti industriali, in un modo diverso che non sia buttare tutto in una grandissima buca. Più si ripetono i no e più è probabile che magari smettano di fare questo tipo di politica di discarica, di rifiuti che non vengono riciclati, di materie prime che non vengono degnamente trattate, più magari ci sarà possibilmente un risvolto nella politica.